Donnarumma non rinnova. Ammazza, che notizia, non lo sapeva nessuno. Sì, effettivamente l'ha scritto su Twitter anche il Papa, quindi è normale che lo sappiano un po' tutti. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo nuovo episodio del mio pensiero contro il pensiero del web. Insomma, non potevo non portare un video del genere dopo la notizia di qualche giorno fa, clamorosissima, nonostante il fatto che già da qualche mese, qualche settimana in maniera più intensa se ne parlasse in maniera molto importante. Insomma, c'è chi aveva i suoi dubbi, c'è chi comunque pensava sì, ma tanto alla fine rimane. E la cosa che accomuna un po' tutti quanti è che il pensiero comune dopo quello che è accaduto è: ambedì sto stronzo. In realtà ci sarebbe molto da parlare adesso, in maniera onesta. Ma adesso, se avete un attimino di pazienza, vi dico anche la mia. Io da dire ho due cose, cioè una che ha sia un pro che un contro per Donnarumma. Cioè, provo anche a fare l'avvocato del diavolo. Nel senso, va sottolineata una cosa: lui ha 18 anni, è 99, ok? Alla mia età. E la cosa figa è che lui alla mia età sta andando a giocare al Madrid e io sto a fare un video su YouTube su di lui. Bella la vita. E quindi è normale che a 18 anni si può avere l'inesperienza sotto molti aspetti, e al tempo stesso non aiuta avere un procuratore come Mino Raiola, Raiola, o chiamatelo come vi pare a voi. Insomma, non sono io che devo citarvi Ibrahimovic, Pogba e i miliardi di giocatori che sono gestiti da questo personaggio che pensa chiaramente solo ai soldi e non ha problemi a dirlo. Però qui la situazione si fa più complessa, perché voi dovete pensare che comunque sia, un conto è avere 18 anni, essere in una squadra tipo il Parma, con grandi ambizioni, cioè voi avete grandi ambizioni, no, la squadra, tutto il rispetto per Parma, e quindi la possibilità di approdare in un top club, e questo è già diverso. Ma dal momento in cui tu a 18 anni sei al Milan, ok, non è una squadra proprio, io da romanista sarei restato al Milan, e qui sotto nei commenti voi direte: sì, vabbè, che stai a dire? Sto a dire la verità, perché semplicemente lui avrebbe guadagnato, se non erro, sui 5 milioni, ma soprattutto il Milan, pur di farlo rimanere, gli aveva già promesso la fascia di capitano in futuro e anche la rappresentanza, insomma, del Milan nel mondo. Quindi sarebbe stato di fatto la nuova bandiera. E voi direte: ma che gli frega a lui, vuole i soldi? Ok, altra risposta a cui possiamo arrivare. Che gli frega a lui è una domanda consona, ma una risposta ancora più consona è milanista, o almeno dice di esserlo. Cioè, alcuni stanno facendo questo tipo di ragionamento, giusto o sbagliato, eh? Ne parlavo ieri sera con alcuni miei amici. Io alla Roma sarei restato anche gratis, poi magari sono particolare io, però pensateci bene. Cioè, se è veramente il vostro sogno fin da bambini giocare in una squadra, nella vostra squadra del cuore, perché poi il mio sogno da bambino era giocare nella Roma, come penso molti di voi nelle vostre squadre del cuore, insomma. E se tu hai la possibilità alla mia età, e quindi a 18 anni, già di essere titolare da 2 anni nella tua squadra del cuore, con tante ambizioni, perché il Milan quest'anno si sta rinforzando, quindi non c'è neanche la domanda che uno si può fare: sì, ma è una squadra che non lotta per niente, per questo che ho fatto l'esempio del Parma prima. Quindi io ho voluto fare tutto questo ragionamento, e chiudendo vi dico: io, Gigio carissimo, non ti giustifico, perché sei stato incoerente. E è facile dire: c'ha 18 anni, può sbagliare sicuramente. E vi dico una cosa in più: non è neanche facile stare sotto ai riflettori continuamente, quindi può essersi espresso male, può essere stato un po' ingenuo sotto certi aspetti, gli è mancata l'esperienza. Però il baciare la maglia, il ripetere continuamente che avrebbe voluto rimanere tutta la carriera al Milan, diventare una bandiera, e poi, dopo che non è che non te pagano, vi ripeto ragazzi, ma poi lo sapete anche voi, 5 milioni a 18 anni, cioè 5, ditemi come sono fatti, all'età mia io ho mai visti 5 milioni tutti assieme, penso che la maggior parte di voi non li vedrà mai in 7 vite, no, in una. Quindi davvero, cioè, stiamo parlando di questa cosa, oltre al fatto che poi, come vi dicevo prima, avrebbe avuto la possibilità di diventare il capitano, l'uomo più importante, più rappresentativo della sua squadra del cuore, sempre che poi il Milan sia la sua squadra del cuore, perché a questo punto mettiamo in dubbio un po' tutto. E la cosa più brutta, in chiusura, andiamo a vedere cosa ne pensa il web, è questo concetto di bandiera che Donnarumma poteva alimentare, perché io ci ho fatto un video apposito dal titolo Totti l'ultima bandiera, che vi lascio, fatemi pensare, qui sopra dovrebbe essere, o qui sopra, o sì, qui sopra nelle schede. E non era casuale quel titolo, poi è chiaro, non avrei mai immaginato che Donnarumma potesse fare una cosa del genere.
Però questo vi fa capire come nel calcio moderno il concetto di bandiera stia praticamente svanendo e anche un tifoso di 18 anni, titolare nella sua squadra del cuore, per guadagnare qualche milione in più. E questo non è bello. Ma comunque adesso, perché è importante leggere anche il vostro punto di vista, ho scritto su Facebook, praticamente 2 ore dopo l'uscita della notizia, l'ha scritto pure il Papa, come vi dicevo prima. Donnarumma non rinnova. Commenti? Grazie al cazzo, cioè commenti, cioè, questi proprio le bestemmie nei commenti hanno scritto. Io partirei da Pasquale, che richiama proprio il concetto di bandiera di cui stiamo parlando adesso, e ci scrive: non vi si chiede di essere i nuovi Totti, Maldini, Zanetti o Del Piero, non vi si chiede di rinunciare ai contratti d'oro dei migliori club al mondo, solo una cosa vi si chiede, quella di non prendere per il culo i tifosi, baciando maglie, girando fedeltà eterna e altre cazzate varie. Fate il cazzo che volete, ma non mettete in mezzo i sentimenti perché non siete degni. Bravi, io sono d'accordissimo con Pasquale. Poi è chiaro, è facile parlare da fuori, sempre volendo fare l'avvocato del diavolo. Io l'ho messo in conto che lui non è che magari l'ha fatto in cattiva fede e può averlo fatto per inesperienza, per ingenuità, perché io. Cazzo, sta con la casa. Adesso arriviamo in un punto molto caliente del video, perché voi pensavate solamente i milanisti se la sono presa? Assolutamente no, perché voi sapete che Donnarumma è un grandissimo, cioè è ammirato tantissimo dalla Juventus, da Marotta, che ha detto in questi giorni, nelle ultime ore prima che io facessi questo video, dobbiamo fare un tentativo, ma c'è il buon Gabriele che ci scrive: sto buffone non lo voglio la Juve, non deve mettere la maglia di Gigi. Quindi c'è anche questa, cioè passa veramente dal poro Gigio. Luis invece, un bravo ragazzo per niente di fede interista, ci scrive: godo. Però, dai, un po' di compassione verso i cugini, poteva anche starci. Matteo ci scrive, con un italiano tra l'altro un po' compromettente: ha capito che adesso il Milan, per il momento, Dio bellissimo, non vincerà nulla e lui vuole vincere oltre che prendere tanti soldi. Chiudiamo di classe con Mattia che ci scrive: eh sì, Donnarumma, che in questi giorni è diventato il modo per rinominarlo un po' più comune a tutti, non rinnova. Donnarumma, certo, perché a questo punto ci manca solo che va a giocare negli Stati Uniti, diventa Donnarumma a tutti gli effetti. Beh, questa me la devo pure risparmiare. Bene ragazzi, questo era il video, io spero che vi sia piaciuto come al solito, spero di essere chiaro nel mio, di essere stato chiaro nel mio pensiero, anche se un italiano un po' compromettente stamattina, con la dislessia che mi sta aumentando sempre di più. Spero anche che siate soddisfatti voi, che ho preso i vostri commenti, ho risposto, ho parlato, ho detto, ho fatto. E quindi ovviamente non posso che invitarvi a lasciare un bel like se vi è piaciuto, passate da Instagram che sta comparendo qui in questo momento. Instagram è molto importante perché pubblico veramente una foto al giorno e quindi andate a mettere like subito, seguitemi su Instagram, anche perché è il social che tengo più attivo di tutti, oltre a pubblicare foto, vi do informazioni sull'uscita dei video, eccetera, eccetera, oltre che agli altri che trovate qui sotto in descrizione. Se non lo siete già, vi invito ovviamente ad iscrivervi al mio canale, noi ci becchiamo in settimana con nuovi video. Oggi in realtà doveva uscire il video su, cioè quel video divertente di cui vi parlavo giovedì con la carriera. Il problema è che poi è successa questa cosa e quindi chiaramente ho preferito parlare di Donnarumma oggi. Lunedì esce quel vloggettino figo. Un bacione e bella, ragazzi, non ci arrivo oggi, ero troppo lontana la telecamera. Devo ruotare.